Ancora ben trovati, questa è la seconda parte con, di prima mattina. Questa mattina parleremo di un convegno che avrà inizio nella giornata di domani ad Atri. Si ricorderà la figura appunto di Ariodante Mambelli. Si torna a parlare di questo cittadino atriano, patriota. Ne parleremo approfonditamente, tornando anche insomma, a guardare e a diciamo, ricordare con grande attenzione questa figura di Ariodante Mambelli. Lo facciamo intanto dando il buongiorno ai nostri ospiti presenti questa mattina. Giancarlo Prosperi, buongiorno, 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 e buongiorno buongiorno Luigi. ancora una volta a Sandro Galantini, Buongiorno che è Luigi, tornato buongiorno a a tutti. trovarci, si diceva poco fa. Ogni tanto ci si Sì, vede. quando non ci vediamo mai e quando invece quasi ogni settimana, Luigi. Assolutamente. Allora, dicevamo, Atri torna molto spesso a ricordare la figura di Ariodante Mambelli, lo fa attraverso anche il vostro lavoro. Ricordiamo, insomma, nel 2016, se non vado errato, 2017, la presentazione del vostro libro. Ora questo convegno. Io però, insomma, vorrei ripartire in maniera, insomma, molto semplice. Bene, Dalla, allora da noi, ricordare la figura. caro Luigi, noi nel 2017 io e l'amico Sandro abbiamo voluto ricordare questa figura straordinaria del nostro Risorgimento e del nostro Abruzzo. E io lo dico sempre, Mambelli non è solamente atriano, non è solamente teramano, ma è un personaggio italiano, anche perché Mambelli si inserisce in modo chiaro, netto nella storiografia italiana tra gli uomini che hanno costruito l'Italia, perché tante volte la storia ufficiale parla sempre, spesso, dei grandi personaggi, dimenticando quelli minori, che poi non sono minori perché fu un protagonista attivo politicamente, attivo come uomo d'azione nella costruzione della Italia unita. Nel 2017 io e Sandro abbiamo così deciso di raccontarlo, abbiamo diviso un po' questo lavoro ed è uscito sicuramente qualcosa di interessante e abbiamo lasciato ai posteri un segno, una speranza che questo studio, questa figura venga ancora di più rivalutata, anche perché esiste ancora un carteggio all'interno del Palazzo Mambelli che non è stato ancora visionato. E allora noi lo vogliamo lasciare, io in modo particolare che sono atriano, a ragazzi giovani che possono intraprendere questo studio di questa figura così importante. Chi era Ariodante Mambelli? Chi è stato quest'uomo? Un uomo di un'intelligenza raffinata, un uomo che sa leggere quello che erano i problemi italiani e soprattutto sa interpretare quello che poteva e doveva essere l'Italia unita, con lucidità di un politico di razza. Lui era un prete, un canonico. Questo ruolo di prete, purtroppo l'ha pagato anche questo ruolo così importante all'interno della Chiesa. La Chiesa è stata meno generosa, non ha apprezzato sempre e comunque il suo pensiero, anche perché la Chiesa aveva una posizione diversa dalla posizione del canonico Mambelli. E allora si è scontrato, lo ricordiamo, ci sono anche fu perseguitato non solo dalla polizia borbonica e successivamente dalla polizia anche dai servizi segreti dei Savoia, dei piemontesi, ma fu perseguitato anche dalla stessa chiesa, non a caso nel 1882 fu sospeso a Divinis perché portò in piazza un discorso celebrativo in occasione della morte di Giuseppe Garibaldi. Amico intimo di Mazzini, con lui ha un rapporto stretto di collaborazione, e poi ci sono tantissime lettere, c'è un carteggio proprio tra Mazzini, Mambelli, tra Mazzini e Garibaldi, ma con Mazzini c'è un rapporto veramente forte, veramente intenso. La differenza qual è? Se noi oggi dovessimo fare una differenza tra l'idea di Mazzini, che lui definisce figura straordinaria, Mazzini è sempre stato un teorico. Mambelli, al di là della teoria, ha messo in pratica quello che era il verbo repubblicano. E è quello che noi vogliamo portare,
domani sera ad Atri, raccontare ancora una volta il pensiero, la figura straordinaria che è stata Mambelli all'interno del movimento politico repubblicano e risorgimentale, non abruzzese, non solo abruzzese, ma italiano, ricordando anche l'opera che ha fatto gli scritti di Mambelli anche all'interno di un quotidiano, il quotidiano Il Dovere, che era questo giornale, l'organo ufficiale dei repubblicani italiani, dove c'erano le firme più prestigiose dell'epoca, Campanella, Saffo, lo stesso Mazzini. E questa è la nostra intenzione, il mio grande desiderio, insieme a questa iniziativa del ricordare Mambelli e insieme all'amministrazione comunale di Atri, al sindaco, agli assessori, a tutta la giunta, che hanno sposato immediatamente questa mia idea, questa ulteriore possibilità di ricordare Mambelli in occasione dei 200 anni della nascita. Sandro, allora proviamo intanto a ricordarle, proviamo ad entrarci in questo pensiero di Mambelli, perché insomma potremmo davvero stare moltissimo qui a parlare, insomma, del pensiero e delle gesta. In particolar modo, insomma, tu ti sei addentrato nella questione adriatica. Sì, questo convegno sostanzialmente i relatori siamo in tre. Sono io, c'è Franco Trubiani dell'Università degli Studi di Teramo e c'è Giancarlo. Ognuno di noi ha deciso di scegliere un tema, anche perché la figura di Aridante Mambelli è una figura così prismatica che davvero è possibile occasionare tutta una serie di riflessioni e intorno alla sua vita e intorno al ruolo che egli ebbe, come diceva giustamente Giancarlo, nell'ambito del Risorgimento. Abbiamo sentito prima la rete di corrispondenze che aveva, una rete molto importante, oltretutto con Garibaldi, e ancora in corrispondenza epistolare fino al 1879, quindi pochissimo tempo prima che Garibaldi morisse. E io mi sono voluto occupare di una questione interessante, perché poi coinvolge anche un altro grande personaggio teramano. Questo personaggio teramano era Giuseppe Savini. Giuseppe Savini, che era di 30 anni più giovane circa di Aridante Mambelli, rispetto a Francesco, che invece sarebbe poi stato il più grande medioevista a disposizione di Teramo e della sua provincia. Ecco, il fratello Giuseppe invece è noto come dialettologo, quindi si occupa di una disciplina che all'epoca, stiamo parlando nei primi anni 80 dell'Ottocento, stentava ancora a decollare, insomma era una disciplina poco frequentata, gli stessi studiosi erano ancora abbastanza insicuri. E Giuseppe Savini conquista fama nazionale con due libri, ambedue dedicati al dialetto teramano, ma anche un po' alle tradizioni del nostro territorio. Il primo esce da Ancona nel 1879, il secondo invece viene pubblicato dall'Escher, casa editrice importante all'epoca come lo è anche adesso, esce a Torino nel 1881. E quando esce soprattutto questo secondo volume, Giuseppe Savini conquista veramente una grandissima fama a livello europeo, non solo grazie al libro, quanto alle recensioni che sul libro vengono fatte. E la Civiltà Cattolica, che era un organo molto prestigioso, quello dei gesuiti, come è noto, lo esalta, dice: ecco, Savini dice, sta scrutinando un ambito di intervento, eccolo qui. Eccolo qui, è bravissimo. Non facciamo in tempo a dire le cose, che già reperisce tutto con queste parole chiave. Dice: ecco, Savini è stato veramente molto bravo, si sta addentrando in questa disciplina che è ancora un po' caracollante. E la stessa cosa dirà poi un altro grandissimo, veramente nume tutelare italiano delle tradizioni popolari, che è Giuseppe Pitré. Pitré invece apprezza di questo libro del 1881 di Savini soprattutto l'ambito relativo alle tradizioni popolari. Ma questi due libri suscitano la reazione, e io dico anche abbastanza scomposta. Aridante Mambelli ha ricordato come
il nostro Mambelli, Giancarlo Prosperi ha ricordato come il nostro Mambelli fosse un sacerdote, ma era un sacerdote indocile, anche fortemente caratterizzato sotto il profilo della reazione caratteriale. Lui si arrabbia moltissimo perché c'è un passaggio in cui Savini dice ad atri li mula chiut de atri, cioè la tradizione secondo la quale i bambini figli di NN venivano esposti alla ruota, cioè portati ad Atri, dove fin dal 500, fin dal 600, presso l'ospedale di Sant'Andrea, che è uno dei più antichi della provincia di Teramo, c'era un lascito affinché venissero accolti proprio questi bambini spuri, diciamo così, non riconosciuti. E Savini riporta questa tradizione secondo la quale i bambini spuri venissero portati ad Atri mettendo un frammento di lardo fra i denti per non farli piangere e addirittura portandoli con delle bisacce. E lì Ariodante Mambelli si arrabbia e quindi deflagra sostanzialmente questo polemicone che viene recepito prima dalla provincia, che era un periodico che si stampava nel nostro territorio, il 2 luglio del 1882, quindi un anno dopo l'uscita del secondo libro di Savini. E poi lo stesso Mambelli ne fa un pamphlet, una pubblicazione che addirittura stampa in Sicilia, a Gela, attaccando frontalmente, in maniera veemente, Savini. Cosa c'entra il mare Adriatico in questa sorta di querelle? Sì. Fra gentiluomini che appartengono poi non solo a generazioni differenti ma anche a pensiero diverso. Mambelli, ricordava prima giustamente Giancarlo, era un mazziniano, un repubblicano, un sovversivo, lo era stato prima con i Borboni, lo sarà successivamente nell'Italia una indivisibile e lo rimarrà lungamente. Tra l'altro, quando esce questa querela sul giornale La Provincia, 2 luglio 1882, qualche giorno dopo uscirà un'altra notizia in cui si apprenderà appunto che con la partecipazione di Mambelli alle celebrazioni in ricordo di Garibaldi, lui veniva sospeso dal vescovo Martucci a Divinis e da lì poi prenderà la via di Lucera dove insegnerà nel liceo. Quindi un periodo certamente non facile per Mambelli. Ma il mare Adriatico c'entra perché? Perché Mambelli, per dire che Savini sostanzialmente era un approssimativo o comunque che gettava discredito sulla sua città, e Mambelli era, lo si vede chiaramente, legatissimo ad Atri, quindi un pensatore di fama nazionale che parla, no, di pensieri altissimi, a un certo punto si riduce in questa dimensione municipalistica. Perché? Perché c'era comunque un legame fortissimo con Atri, e Mambelli arriva a dire a Savini: guarda, non gettare discredito su cose che non conosci e su località che non conosci, cerca viceversa di amare Atri come tu ami la tua Teramo e cerca di amare ogni altra città italiana perché siamo in Italia e l'Italia appartiene a tutti noi. La questione del mare Adriatico perché? Perché in questo libello poi Mambelli ripercorre le origini remote di Atri, arrivando a sostenere che Atri avesse dato il nome al mare Adriatico. Ora, questa è una questione che si agitava fin dal 500. Già nel 500 abbiamo indicazioni su questa sorta di contrapposizione tra Adria, una cittadina che è in Veneto, ma un po' distante rispetto al mare Adriatico, ed è una questione che ha rappresentato la passione di intere generazioni di studiosi e che è arrivata fino ai giorni nostri. C'è stato un convegno internazionale di archeologia, di studi sulla storia antica a Urbino qualche anno fa, dove la questione è tornata nuovamente a riproporsi. Come è andata a finire? Questo non lo dico, dovete venire a sentire al convegno di Atri di domani pomeriggio, però ecco, con Ariodante Mambelli questa questione torna a rinvigorirsi sul nome del mare Adriatico e lui si basa sull'opera di alcuni scrittori che chiama naturalmente a raccolta, in modo particolare su uno scrittore, il più importante di tutti, almeno per noi teramani, che era Melchiorre Delfico.
Perché Melchiorre Delfico, nei primi anni 20 dell'Ottocento, esce con una pubblicazione dedicata alla numismatica di Atri. Lui era, fra le altre cose, un grande collezionista. E raccogliendo questi reperti monetali, arriva a sostenere appunto, ma su basi molto concrete, come Atri avesse un ruolo ancora prima della dominazione romana, molto prima della dominazione romana, spingendosi quasi a sostenerne un'origine etrusca o comunque un ruolo molto importante prima della dominazione romana e con la possibilità di avere una zecca propria, un dato questo assolutamente straordinario. Per cui dice, se Atri aveva già questo ruolo prima della venuta dei Romani, perché non ritenere, e Mambelli lo ritiene chiaramente, perché non ritenere che il mare Adriatico, Atriaticum, non venisse dalla nostra Atri, che poi lo si vede, insomma, anche adesso in linea d'aria è proprio vicinissima al mare, considerando oltretutto che i genitori dell'imperatore Adriano, che voglio ricordarlo, imperatore romano, era adorato in vita come una divinità, benché nato in Spagna, avesse genitori atriani, da cui Adriano, Atriano, cioè colui che viene da Atri, da cui Atriati come mare Adriatico. Insomma, era una questione importante, nasce da questa contrapposizione che aveva fatto arrabbiare Mambelli, perché insomma Savini aveva citato in questo suo libro del 1881 questa questione, ma i toni poi sono di un furore contenuto. Se tu vai a leggere questo pamphlet, che pochissimi sostanzialmente conoscono, era stato dimenticato, lasciato ad ammuffire, si può dire così, pochissima attenzione è stato dato a questo, e se però uno andasse a leggere, noi lo faremo, alcuni brani verranno letti, perché è anche simpatica notare il linguaggio che si usava nell'Ottocento tra due cosiddetti gentiluomini, cioè Mambelli, tutto su posizioni oggi diremmo di estrema sinistra, e Giuseppe Savini, che era un conservatore, quindi su posizioni di conservatrici, reazionarie se vogliamo dire, di destra, ma ambedue due grandi personaggi, due illustri intellettuali. Ecco, leggere questo libello dà la misura di questo rappreso furore di Mambelli. Non doveva avere, caro Giancarlo, un carattere facile sto canonico Mambelli. Io ascolto e come sempre insomma, mi rendo conto che avere Sandro Grantini ospite diventa facilissimo per chi conduce la trasmissione. Bontà tua, Luigi, davvero, bontà tua. Davvero così, perché insomma, ti ascolto tua. Come sempre. Giancarlo Prosperi, cosa rimane adesso di Ariodante Mambelli? Allora, di Ariodante Mambelli rimane intanto questo palazzo che noi domani sera, al termine del convegno, la famiglia Mambelli ci ha dato la possibilità di poterlo visitare, cioè noi tutti quanti gli ospiti, è possibile così fare una visita a questo palazzo e poter vedere la bellezza di come è stato costruito e come le immagini, i simboli, perché ci sono anche molti simboli, tra cui ecco, vediamo anche alcune immagini, alcuni simboli anche della massoneria. Di sera, anche perché Mambelli probabilmente era anche un massone, e questo è qualcosa di unico, anche perché tanti cittadini atriani non conoscono questo palazzo Mambelli, e noi siamo stati anche, io sono stato anche abbastanza fortunato, perché la famiglia mi ha dato questa possibilità, questa grande opportunità per me e per tutti quanti gli ospiti di domani sera. Di Mambelli rimane il suo pensiero, la sua voglia di lottare contro ogni forma di ingiustizia, perché è un uomo che, e lo scrive anche sul dovere, lui sul dovere ha una lucidità, come dicevo prima, straordinaria, perché analizza la situazione italiana, com'era l'Italia prima con il regno borbonico e come è diventata dopo. Dice, non è cambiato nulla. Lui lo dice con fermezza, non a caso questo quotidiano, i suoi articoli spesso venivano anche censurati perché erano provocatori. E lo si capisce anche dal
tante carte e soprattutto lo si capisce come uomo d'azione. Questo è l'aspetto più importante, secondo me, che la differenza tra lui e Mazzini. Lui è un uomo che agisce anche con il finanziamento del Partito d'Azione, è tra i promotori, è quello che raccoglie il denaro e non solo raccoglie il denaro, ci si mette la sua faccia e lo porta poi ad essere segnalato, perché arriva alla prefettura di Teramo una segnalazione, una richiesta del Ministero degli Interni di avere su Ariodante Mambelli delle informazioni, informazioni dettagliate, se è possibile chiede il Ministero, il Ministro, anche una fotografia. Siamo nel 1864. La cosa che fa riflettere ancora, ancora di più, che alcuni dicono ma lui accetta, scrive insieme ad altri esponenti teramani, sollecita abruzzesi, l'entrata di Vittorio Emanuele in Abruzzo, nel Regno delle Due Sicilie. Lui lo sollecita perché, a differenza di Mazzini, capisce che il momento non è opportuno per instaurare una Repubblica. La Repubblica è qualcosa che deve venire. Adesso facciamo l'Italia, facciamola anche con la monarchia, con i piemontesi. E poi la Repubblica arriverà soltanto nel 1946. Però questa è l'intuizione, cioè di capire anche il momento storico complesso e difficile. Però lui non si stancherà mai di condannare la politica scellerata dei piemontesi, che poi la questione meridionale la conosciamo tutti, come è andata poi a finire e quello che è stato poi i cinque anni dal 1860, 61, 65, 66 dell'Ottocento, che furono anni che i piemontesi hanno chiamato brigantaggio, ma è stata sicuramente una guerra civile, e lui è veramente un grande protagonista. Altri gli atriani ricordano Mambelli come uomo d'azione, come, anche come padre della patria. Poi è stato, ad Atri non dobbiamo dimenticare, dobbiamo anche ricordare la figura di Pietro Baiocchi, che è stato l'unico abruzzese alla spedizione dei Mille, che Baiocchi si era cibato degli insegnamenti di Mambelli. Anche se poi Mambelli era una figura riservata, così viene definita da un altro grande uomo Francesco, di cultura. Francesca, sì sì. Buongiorno Francesco. Sì, sì. Francesco, Francesco. Francesco peraltro è quasi un tuo, diciamo, compaesano, eh? Mio? Sì, sì, lui è di Corropoli, Francesca invece di Castagneto. Ti incantare. Ti saluto, grazie, grazie. Sono io poi ad essere incantato, lo ammetto. E allora, per concludere, ecco, sì. Mambelli si ritrova così a vivere con grande difficoltà il ruolo che ha. D'Atri è sempre guardato a vista dalla polizia, è un soggetto che è la figura carismatica che rappresenta un problema per le istituzioni. E poi la fortuna che negli anni nel Novecento gli hanno intitolato una scuola, e questo è stato forse l'aspetto più importante, perché era stato dimenticato per un lunghissimo periodo. Io che ho frequentato questa scuola media me lo ricordo da ragazzo, Mambelli, ma non sapevo assolutamente chi era questo Mambelli. È il rischio che si corre sempre. Sì, adesso lo conoscono in tanti, grazie al lavoro che abbiamo fatto in questi anni, io e Sandro. Beh, Giancarlo non è esattamente sincero, perché lui poi è molto modesto. C'è da dire una cosa invece, Luigi, perché a Cesare quel che è di Cesare. Se oggi negli ultimi anni si è tornato a parlare di Mambelli, io credo lo si debba proprio a Giancarlo. Il suo primo libro dedicato a Mambelli, dopo un periodo lunghissimo di silenzio, è del 1991. Io ovviamente ero con lui a presentarlo, Mambelli nel Risorgimento Adriano. Quello è stato l'atto d'impulso che ha mosso un pochino la situazione per fare in modo che altri studiosi, voglio ricordare
peraltro Candido Greco, affinché altri studiosi poi tornassero a vivacizzare questo interesse storiografico nei confronti di questa figura ingenerosamente dimenticata. Giancarlo è un mambelliano di ferro, si è innamorato di Mambelli. Io sono un po' più critico nei confronti della figura di Mambelli, per esempio ho studiato le carte processuali e secondo me lì non tanto la polizia borbonica quanto i giudici, i magistrati del periodo borbonico sono stati un po' di manica larga, perché i presupposti per poter condannare questa sorta di terrorista, diciamo, perché lui attentava allo Stato, noi sappiamo poi dopo quale e quante cose facesse contro lo Stato borbonico, i presupposti c'erano tutti, però evidentemente i magistrati dell'epoca avevano già intuito il termometro politico, sentivano che l'aria stava per cambiare e allora probabilmente adottarono un atteggiamento più cauto, quindi sostanzialmente rispetto alle processure che c'erano state prima e anche quelle che ci sarebbero stati dopo, dove si applicarono le leggi in maniera draconiana, molto rigorosa, in quel caso, cioè nel caso di Ariodante Mambelli e di tutti gli altri soggetti che ruotavano intorno a lui e complottavano contro lo Stato, furono, diciamo, fin troppo generosi. Però ritengo, perché questa è una caratteristica tutta italiana, quando senti che l'aria sta per cambiare sei pronto già a schierarti col vincitore. La storia dovrebbe insegnarci anche questo, cioè la storia non è fatta solo di nomi, di date, di luoghi, ma è fatta, ecco, Mambelli, oh, ma è bravissimo, io faccio un complimento, ma come fa? Cioè veramente, ma come fa? È una cosa impressionante. Questa mattina ci sto seguendo in maniera... È una cosa impressionante, guarda, veramente, bravissimo, ottimo, quando uno ha questo supporto qua puoi fare veramente... Se io cito una parolina, caccia tutto, io vorrei cacciare, magari poi in separata sede ci sarà una parolina chiave, voglio vedere che cosa mi ricade. Però ecco, voglio che sia detto questo, che a Giancarlo spetta veramente il merito di aver recuperato, sottratto intanto a questa ingenerosa dimenticanza, a questa figura, averla recuperata, e infatti poi si vede. Insomma, questo libro che abbiamo firmato insieme, ma soprattutto il convegno di domani, a 200 anni dalla nascita, che serve a rinvigorire ancora di più questa figura che appartiene a noi tutti. In fin dei conti, l'unità d'Italia, che io reputo con tutti i sei, ma del caso una cosa buona e giusta, la si deve a persone come lui, e poi hanno anche pagato personalmente, insomma, per questa idea che hanno portato avanti con convinzione per anni. Secondo me, insomma, non se ne parla mai abbastanza, no, di queste cose. Sicuramente sempre. No. E questa mattina ci siamo regalati, insomma, questo piccolo momento di storia teramana, di storia adriana, ma anche di storia italiana. Per concludere, insomma, andiamo brevemente a vedere, a enunciare un po' quello che sarà il percorso di questo convegno. Il percorso è intanto domani sera alle ore 17 a Auditorium Sant'Agostino ad Atri, ricorderemo Ariodante Mambelli con Sandro Galantini, Franco Trubbiani, con relazione di spessore e Giancarlo Prosper. Vabbè, io non mi voglio citare, la cosa. E l'argomento, ecco, l'aspetto anche nuovo di domani sera è il mare Adriatico. Si parlerà anche di mare Adriatico, anche perché, lo voglio dire, l'amministrazione comunale di Atri ha preso già contatti con il comune di Adria per giugno di quest'anno, proprio di fare un primo incontro. Loro sono stati anche invitati a partecipare, purtroppo per impegni non hanno potuto, però il prossimo incontro, ci sarà un incontro a breve, proprio probabilmente a giugno, per iniziare un rapporto di collaborazione, di amicizia e soprattutto per chiarire anche questa questione del mare Adriatico. Mambelli ci ha dato una mano e Sandro racconterà questa bella pagina di storia, perché mare Adriatico, Atri, Adria, sono secoli che queste due città tra virgolette litigano, ma non litigano assolutamente. Oggi il nostro interesse è quello di fare chiarezza storica e di dare
un po' di verità, perché no, se dovesse essere Atri sicuramente meglio, per la questione soprattutto di campanile. Noi vi aspettiamo tutti ad Atri domani sera alle 17. Grazie, grazie davvero di essere stati con noi questa mattina, grazie a Sandra, poi scopriremo come finirà questa questione. Bisognerà a telecamere spente. A telecamere spente, perché poi non dovessi essere presente, insomma, mi piacerebbe anche sapere, insomma, l'epilogo di questa grande questione. Io, insomma, continuo a ringraziarvi dall'inizio di questa puntata, lo faccio ancora, di essere stati con noi questa mattina, di aver regalato ai nostri telespettatori questo momento mattutino di storia e anche, insomma, di verità in merito alla figura di Ario Dante Vambelli. Grazie a Giancarlo Prosperi, grazie ancora a te. Sandro Garantini, grazie con cui, a te, insomma, Luigi. Come annunciato, abbiamo iniziato questo percorso, no, che ci porterà molto spesso ad avere, o quantomeno, insomma, mai troppo ad avere la presenza di Sandro qui con noi. Grazie anche a voi di averci seguito in questa nostra mattina del venerdì. Come sempre io vi ricordo che Di Prima Mattina, nell'edizione di sabato, inizia alle ore 8, troverete come sempre Alessandro Di Mizio. Grazie di averci seguito e buona giornata.